Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Elfrata e siamo tornati su Star Wars Jedi Fallen Order. Allora ragazzi, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati la volta scorsa. Avevamo personalizzato la nostra spada laser, l'unica cosa che ho fatto in più rispetto all'episodio scorso è quello di mettere la lama verde, il laser verde, anziché quello arancione che non mi piaceva, ma dal prossimo comunque episodio lo rimetterò blu perché piacciono le cose canoniche. Dunque, eravamo rimasti qua perché avevamo modificato il braccio di BD1 e niente, adesso possiamo fare cose nuove. Vediamo un attimo che si può fare. Accedi. Ok, adesso possiamo controllare praticamente più cose. Quindi ci sarà da fare un bel po' di backtracking. Allora, adesso vedrò se farlo io. Se farlo io, maledetto. Posso Se vedere? farlo io a telecamere spente. O se fare un video apposito di backtracking per andare a recuperare tutte le cose e postarlo e proprio chiamarlo così, backtracking. Comunque, vediamo ragazzi, adesso. Vediamo. Qua ci sarà da fare parkour. Perfetto. Figata sta cosa. Qua ci sarà da usare la forza. Olè. Dai, vieni. Olè. Ehi. Che repa. Bellissimo. L'animazione è troppo figa. Ok. Però non vorrei perdermi qualcosa. Su non si poteva andare, vero? No, si moriva malissimo. Comunque adesso il nostro obiettivo è quello di tornare alla Mantis. Ok. Siamo praticamente tornati all'inizio, sembra. Vai. Spero di non essermi dimenticato niente. Ole. Forse questa era la strada che volevo fare al... No, ho sbagliato. Sono stato un coglione. Sir, un trasporto sta partendo dalla base imperiale. L'ho sentito. Vogliono portare i manufatti Zeppo su Coruscant. Allora, l'imperatore è interessato a Zeppo? Forse. Ok, ragazzi, dopo la gaff, mi sto facendo il giro. L'abitante è stato ferito, ma ha fatto fuori un soldato. Per capire... Ma qua noi non c'eravamo mai stati? O sbaglio? Ho visto uno Eh Yoda no, da queste direi di parti. no. Questa porta non si Se muove. doveste spuntare fuori, non azzardarti a fuggire di... Ah, un Oh. intruso! Ah, figata! Ha fatto fuori uno dei nostri! Dai. Olè. Mercoledì. No, voglio che mi... Cambiami l'obiettivo. Ok. Mamma mia. Che spettacolo. Peccato, volevo andare là sopra, maledizione. Sono stato troppo affrettato. Vabbè, pazienza, ragazzi. Tanto nulla di irreparabile, si può sempre tornare. Però fatemi dare un'occhiata. Interagisci. Al momento il montacarica non può essere chiamato da questo lato, ok, quindi shortcut. Dove è andato il socio? Qui bisogna aprire. Bravo, Grande. B1. Però noi siamo entrati da lì, voglio vedere cosa c'è dall'altra parte. Fatemi dare un'occhiata. Magari non c'è niente, però. Invece sì. Ci si arrampica da qua. Allora, fatemi vedere la mappa. Noi siamo qua. Bella domanda. Ma la Mantis si vede da qua? Per capire dov'è, no? Sì, è qua. Mamma do... Madò, oh, quanto siamo lontani. Porca miseria. Porca miseria. Siamo lontanissimi. Beh, vediamo cosa c'è da questa parte. Sai,
Qualche barzelletta, BD? Non lo so, perché? Simpatica. Ole. Cosa ci sarà qua? Ai ai ai. Qua è tosta, eh. Però figata. E sbam. Ok. Mamma mia, signori. Siamo diventati dei parkuriani. Sono proprio curioso di vedere dove stiamo andando. Qua ci sarà il mondo. Sopra? Oh! Ma... Ok, grazie, caro. Ah no, sei cattivo tu. Ah sì. No, non è vero, perché c'è la barra verde. Devi togliermi. Minchia, i danni. Ascolta, Gino, stai bravo, eh. No, no, è proprio cattivo. Porca puttanaiser. Allora crepa. Aspetta, era uscito. Punto abilità. Morto. Si era sbilanciato. Merda. Eh no, però è troppo in ritardo. Ok. E dai, vai giù. Perfetto. Grande. Oh. Oh, non riesco a prenderli sti colpi e basta. Ok. Mizzica. Mi aiuteresti, BD1? Socio, grazie. Allora, fatemi dare un'occhiata. Ma non c'è niente. Ci addentriamo. Ma aspettate. Ah no, mi sembrava una scatola incastrata, ma niente. Ecco, qua si sale. Dimmi che è chiusa, ti prego. No. Adesso mare. Pure qua c'è. Ah, però qua attenzione. Qua c'è questo. Possiamo fare. Ah, aspetta. No. Bene. Ah, è vero che adesso contro i nemici possiamo utilizzare anche questa cosa. Ottimo. Ah, meno male, questo è chiuso. Me ne ero completamente dimenticato, ragazzi. C'è da imparare una miriade di cose. Tipo, questi si possono spaccare o solo fermare? No, solo fermare. Quindi qua non posso andare? No. Ok, no, giusto per sapere. Questa sembra una scala, ma si può utilizzare? Che cazzata però. Vabbè. Grande. Quello si può sfondare, molto bene. E qua ci possiamo arrampicare fino su... Ah no, no, qua non possiamo ancora andare noi, perché serve non quello che spinge, ma quello che tira. Ok. Meglio. Fammi vedere solo se la mappa me lo conferma. Sì, esatto, è rosso, infatti, non possiamo andare. Bella. Olè. Oh, che spettacolo. Ok, bisogna solo vedere quant'è il range di questa cosa. Cioè, se sono, per dire, faccio un esempio, sono qua e lui dove adesso è morto, se funziona o devo essere più vicino o più lontano, si può, non lo so. Bisogna vedere, bisogna vedere. Grazie. Questo mi sa di fortino, eh. Non ho neanche controllato se c'era qualcosa da prendere. Minchia.
Oh, dannato. Senti il dolore. Una minaccia insignificante. E vai. Molto semplice. Non puoi nulla. Oh, incredibile, ragazzi. Cioè, non riesco a fare niente. E basta. Sir, ho eliminato scansione. Un soldato con la corazza nera e rossa. Come quello su Bracca. Un soldato epuratore. Sono dei cacciatori di Jedi. Arriveranno gli inquisitori? Possibile, ma siamo lontani da Bracca. Forse si limiteranno i soldati epuratori. Oppure preferiscono aspettarti al varco. Attento. Ottimo. Siccome detto, l'unico problema di questo gioco è che se lo volevano fare stile Souls, doveva essere tutto completamente fluido. Perché la fluidità dei Souls, cioè, è fondamentale, il personaggio fluido. Sì, di qua, ok. Scansione o meditazione? Oh, grazie. Medita. Dobbiamo recuperare, abbiamo fatto fuori le tre fialette. Riposa, abbiamo due punti abilità, Vediamo un attimo se si può sbloccare qualcosa. Allora, ce n'è un botto già da fare. Slancio migliorato, aumenta la distanza che calpo. Questo già mi ispira. Però questo era l'unico da due punti. Calpo eseguire un altro attacco potente dopo un fendente alto. Se attacchi più a lungo prima di attaccare, affondo ritardato. Ok. Spinto. Ce n'è un bel po'. Io direi di sbloccare questo. Ok. Perfetto. Poi ne ho un altro che... Questo cos'è che fa? Steam migliorati. Uno, vero? Sì, vai. Bisogna andare anche un po' sulla cura, perché sennò almeno così ci ripristina più vita. Non si sa mai, anche perché stiamo andando incontro a gente sempre più forte. Buono. Usciamo. E proseguiamo. Aia. Luogo dello schianto, ma... Mi ci posso buttare? Io provo, Ah, nuoto accelerato. Ok, no, per il momento fatemi andare tranquillo. Oh. Qua ci sono dei bestioni, ce ne sono già due. Che spettacolo. Vabbè, intanto andiamo a recuperare cose. Richiama Eco. Gli abitanti hanno dedicato questo memoriale ai cloni sul Venator. Se solo sapessero la verità. Vedi? L'impero non è la nostra unica preoccupazione. Qua ti prego dimmi che è un vicolo cieco solo per recuperare cose. Tutto bene là dietro, BD1? Questo tunnel si è allagato. Cosa sarà successo? È incredibile, ragazzi, quanto è vasto. Cioè, un titolo così della Star Wars era atteso veramente da tutto il mondo. Qui c'è odore di olio vecchio. No, amico, non sei tu. È quest'acqua. Dove cavolo ci stiamo inoltrando? Medita. Vabbè, non si sa mai. Ci sto per sbloccarlo. Ok, adesso non so se basta solo passarci sopra o... Bisogna comunque... caverna di ghiaccio. Ecco, qua moriremo un po' di volte, mi sa. Cosa hai visto, socio? Che hai trovato? Attrezzatura da scavo. Ok. Andiamo? Andiamo.
Tanto male che vada, moriamo. Ok. Chi cazzo è stato? Ah, gli hanno sparato. Pericoloso. Pericoloso. E non ci arrivo, mi sa. Aia. Rischiamo di morire male. A meno che non possiamo fare una cosa. Vediamo se riesco. Prima. No, devo provarci, ragazzi. Costo di morire mille volte. Voglio provare a vedere che cosa succede. Perché può tornare utile. Vai. Bellissimo, ragazzi. Vedete che ne è valsa la pena? Anche se potevamo salire qua, ovviamente. Però questa cosa volevo provarla. Ehi, Silver. Sono sotto uno scavo imperiale. Si sono spinti più in là del previsto. No, non volevo andare qua. L'impero ha capito che sei il Jedi di Bracca. Proprio ora stanno cercando la Mantis. Non potete spostarla? Troppo rischioso accendere il motore. Lo scarico d'energia attirerebbe subito l'attenzione. Tornerò il prima possibile. Perché mi fa andare qua? Io volevo fare un'altra cosa, maldizione. Volevo finire di esplorare, mamma mia, è enorme la zona, ragazzi. Cioè, se dovessi far tutto, registrare tutto, penso che ci vorrebbero 10 ore a video. Mi ha fatto tornare su? No, questa è un'altra zona. Che cazzo. Qua è chiusa, immagino. No. Dove siamo? Ah, la Mantis. Ai ai ai. Però qua non ci possiamo più tornare. Se cado. A parte che se mi fanno aprire una porta così poi non mi fanno risalire, ragazzi, cioè... da bestemmia. Ok, no. Va bene. Ole. Quindi sì, possiamo tornare tranquillamente alla Mantis. Così mi posso fare tutta l'esplorazione del caso. Vabbè, andiamo. Anzi, a sto punto. E abbiamo le armi fuori uso. Lui, digli di portare qui le sue. Cazzo, un camminatore, quindi è quello grosso. Sto arrivando. Aspetta. Ma come. Ok. Spara, va lordo. Non spari? Là là, che cazzo di danni li faccio? Bastardone. Aspetta. Tum. No, 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 aspetta, sto sottovalutando l'avversario. Ok. Grande. Oh, cavolo vuoi tu? Punto abilità. Molto bene, molto bene. Adesso la domanda era, qua potevo fare altre cose? Torna qui. Che cos'è? Cosa abbiamo trovato? Nuova skin per DB1. BD1, io mi confondo sempre, ragazzi, sti cazzi, Qua dietro non avevo neanche controllato se c'era qualcosa. No. Molto bene. A sto punto siamo qua. Fatemi dare un'occhiata. Allora, qua potevamo ancora andare. Qua era l'ascensore che ci portava sotto. Questa è roba che abbiamo esplorato, ma non del tutto. Dobbiamo ancora finire di esplorare tutta la parte qua sotto. Ok. Va bene. Poi me lo farò io. Concentriamoci sull'obiettivo principale.
Andiamo. Bel lavoro lì fuori, ragazzo. Ehi, tu sai davvero come muoverti? Dimmi solo che questa visita non è stata inutile. Ho trovato la tomba di un saggio Zeffo. Usavano la forza, di sicuro. Una civiltà di utilizzatori della forza scomparsa nel nulla. Capisco perché il maestro Cordovan era così ossessionato. Hai scoperto altro? Prima che sparissero, gli Zeffo avevano viaggiato sul pianeta Kashyyyk. Oh. Cordova aveva un amico Wookiee di nome Tarful. Forse possiamo trovarlo. Kashyyyk. Oh, senti, le cose vanno parecchio male laggiù. Già, l'impero ci sta andando giù pesante con quei Wookiee. Prepariamoci allo scontro, allora. Trovo che questo stile di vita ti si addica. Abbattere quel camminatore ti ha reso più sicuro. Allora, come va? Te la cavi? Intendi con la forza? Sì, con la forza. Hai detto che può sopraffarti. Ancora non mi sono fatto uccidere. Meglio non parlarne. Sì, certo. Ti capisco. Più di quanto tu creda. Perché hai scelto di smettere di usare la forza? Quando l'epurazione iniziò e le nostre truppe di cloni si sono rivoltate, la mia Padawan e io abbiamo preso degli allievi e ci siamo nascosti, ma non è servito a niente. La pattuglia imperiale stava per scoprire la nostra posizione, così ho cercato di allontanarli dalla mia Padawan, Trilla. Era rimasta indietro con gli allievi, ma loro mi hanno presa e mi hanno torturata. Volevano sapere degli altri, quanti erano, ma soprattutto volevano sapere di Cordova. Dove era andato? Ma sei scappata. Sì, ci fu una rivolta in prigione. Era la mia opportunità e l'ho afferrata al volo. Io non sono più la stessa. Qualcosa dentro di me si è spezzato per sempre. La tua Padawan. Lei è sopravvissuta? No. Per questo non possiamo arrenderci. Non possiamo lasciare che il sacrificio dei nostri cari sia stato inutile. Molto bene. Cosa dobbiamo fare in questo momento? Noi adesso non possiamo neanche scendere. O sì? Parla, vediamo un po'. Tutto a posto? Sto bene, mi godo un po' di tranquillità. Vabbè, cambiamo zona, ragazzi. Poi ovviamente io farò il mio solito backtracking. Ho provviste nascoste su Bogano. Tornare lì sarebbe una buona idea. Bogano, sì, non mi dispiacerebbe farlo, perché potremmo sbloccare più cose, assolutamente, anche se la nostra missione principale sta qua. Mi trovo un po' spiazzato, perché vorrei fare tante cose, però posso farne poche. Dai, andiamo su questo nuovo pianeta. Kashyyyk, la patria dei Wookiee. Così vediamo un po' com'è. Poi, come detto, già... L'episodio è venuto lunghissimo. Bisognerà sistemarsi, trovare l'amore, metter su famiglia. Amore? Tu? Magari 10 minuti ci vediamo. Sappia cos'è l'amore? E ora me lo dirai. Certo, è bellissimo ma faticoso. Serve ammirazione, devozione, attrazione e rispetto. Gris, è profondo da parte tua. Beh, lo dico per esperienza. Bello come sono, faccio strage di cuori. Chiaro. Non mi fate sedere. Vieni qui, ragazzo, stiamo per atterrare. Ah, ecco. Wow. Ditemi che non forzeremo quel blocco. Soltanto se non ci resta altra scelta. Il transponder della Mantis ora trasmette segnali imperiali. Ehi, Gris! Sì. Alimentazione al minimo e non strafare. Come su Bracca? Che sarà mai? Se mi serve il tuo aiuto, te lo chiedo. E ora tieni gli occhi sullo scanner. Sì. Ce la fai? Sì. Bene.
Io non vedo niente. Stanno cercando qualcosa in superficie. Via libera. Beh, di certo ci hanno già pinzato. Però gli avevo cambiato il colore a questa cavolo di navicella, ragazzi. Non gliel'avevo. Gliel'avevo messa gialla, ma poi ne avevo trovato un'altra e gliel'avevo cambiata di nuovo. Cos'è successo? L'impero sta divorando le risorse naturali di Kashyyyk. I Wookiee sono stati schiavizzati o esiliati. Bellissimo. Poco, ragazzo! Non dovevi tenere d'occhio i monitor! Guerriglieri! I Wookiee e gli stranieri tendono un'imboscata a un convoglio imperiale! Hanno dei camminatori in arrivo! Forse Tarful è con loro! Tarful potrebbe essere dovunque, anche morto e sepolto, che è la fine che faremo anche noi se ci infiliamo in mezzo alla battaglia! Non ci rimangono altre opzioni e moriranno se non li aiutiamo. Che cosa hai in mente? Sabotaggio. Su Bracca demolivo camminatori. Ne dirotterò uno. Ma sentilo il ragazzo, si crede ancora nelle guerre dei cloni. Capitano, avviciniamoci ai camminatori. Che cosa? Sta a sentire, quei camminatori servono anche da trasporto truppe. Quando entri fai molta attenzione. Ed ecco che entra in scena Grisi il mitico. Ehi, fammi un favore. Cerca di sopravvivere. Lo aggiungerò al piano. Se hai deciso di saltare, fallo adesso, ragazzo. Pronto a nuotare, BD? Oh, che spettacolo. Allora, non vorrei dire una cavolata, ma mi sa che questa è l'inizio della demo che... Quando l'hanno presentata la demo. Si iniziava forse qua, perché c'erano dei camminatori e loro due erano in acqua. Quindi, sì, mi sa di sì. Sì, 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 ragazzi, è questa. Qui partiva, sì, qui partiva praticamente la demo. Sei pronto? Ok, quindi noi adesso un pezzettino. Oh. Incredibile. Per un pelo. Che spettacolo. Noi dobbiamo arrampicarci su uno di questi cosi. Laggiù. Andiamo, andiamo. Dobbiamo arrivare lassù. Ok. Spettacolo, direi. Bene. Non mi fa modificare la... ci arrivo? Ok. Vai. Che figata, ragazzi. Spettacolare. Qua. Sì, perfetto, perfetto. Vai. Grande. No. State sparando. Non manca molto. Ecco, non so se devo andare qua o devo fare proprio lì. Da che parte si entra però? Qua? Sì. Beh, ci ha fatto fare praticamente tutto il giro. Aspetta, perché non posso spostare la telecamera, quindi non so la distanza effettiva. Grande. Entra. No, dove vai? Vai, vai. Oh, spettacolo, spettacolo, sì. Dove cavolo si passa qua? Ah, e che sti cazzi. Mica me lo ricordavo una cosa del genere. Beh, comodo direi. Non c'è battito. Tocca a te segnalare i caduti. Ciao belli. Contatto nemico. Vado. Più veloci. Calma che non vedo niente. Perfetto, uno è andato.
Dai, vieni. Sbam. Perfetto. E l'altro è andato, ok. Ecco, un altro problema è che negli spazi stretti si fa una fatica bestiale. Si fa una fatica bestiale a combattere. Rilevo una nave sugli scanner. Hanno più potenza di fuoco del previsto. Com'è la corazza? Gravemente danneggiata, integrità al 70% e in calo. Dovrebbe comunque bastare per Tac. E mo guidiamo noi. Che figoto. Va bene, rallenta. Rapporto, cosa succede laggiù? Stai violando il protocollo imperiale. Puoi far star zitto quel tizio? Arrenditi o non... Meglio. E vai. Al lavoro. Figata. Sono molti ladri. E come? Dai, vai giù. Perfetto. Andiamo avanti. Fantastico. Ah, nostri amici. No, te no. Eccolo, nuovo socio. E tu chi sei? Qualcuno che ha appena rimediato una TAT. E tu chi sei? Uno che farà impazzire l'impero. Avanziamo verso quella piattaforma imperiale. Bellissimo. L'aiuto fa comodo. Ricevuto. Allora, rispetto alla demo, io non so su che cosa lo stavano giocando, ma secondo me lo stavano giocando su PlayStation Pro. C'ha un po' di downgrade sulla PS4 standard. Però c'è una genialata questa. Chi non ha mai desiderato fare una cosa del genere, dai. Che spettacolo. Spacca tutto. Mamma mia. Ne arrivano tanti. E noi ammazziamo tutti. Chi è che ci sta sparando con... Ah, c'è un aereo. Ok. Questo ci viene addosso, ma... Se è come nella demo, se no hanno cambiato qualcosa. Olè. Ci viene addosso. Se ci viene addosso. Infatti. Tieniti! Oh... Sì, sto bene. E tu? No, non lo rifaremo. Hai distrutto un camminatore nuovo di zecca. Come ti chiami? Cal Kestis. So Guerrera. Che ci fai su Kashyyyk? Cerco una persona. Tu che ci fai qui? Sono qui con i miei compagni per sabotare i rifornimenti imperiali. Ehi! Allora, chi è che stai cercando? Un capo tribù Wookiee di nome Tarful. È impossibile trovare Tarful. Non è un caso che sia sfuggito all'impero così a lungo. È un guerrigliero? Lui è il guerrigliero. Un simbolo della resistenza Wookiee che attacca l'impero dalle terre buie. Sir, Grease, lui è suo. Come va? Perché cerchi Tarful? Faccende da Jedi. I Jedi sono estinti. Non tutti. L'hai rubata un cadavere? L'ho ricevuta dal mio maestro. Questa piattaforma serve a una raffineria imperiale in cui lavorano schiavi Wookiee. A quanto pare, fra gli schiavi ci sono anche dei guerriglieri. Devo aiutarli.
Forse sanno come contattare Tarful. Sì, è possibile. Un minuto, aspetta un attimo. La Mantis è un gioiello, una splendida nave con un pilota eccellente, ma non è fatta per il supporto ravvicinato. Noi staremo qui a monitorare le trasmissioni imperiali. Forse intercetteremo delle richieste d'aiuto. Ve ne sono grato. Vado in nuova scoperta con i miei uomini a preparare l'attacco. Raggiungici appena puoi. Andiamo! Molto bene, ragazzi. Allora, visto che siamo arrivati su questo pianeta, se non lagga tantissimo, direi di salutarci qua con questo episodio e riprendiamo la prossima volta. Io adesso farò del backtracking, giusto per capire un po' che cosa ci siamo persi, ok? Quindi, spero che il video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere nei commenti. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale per sostenermi, fatemi sapere la vostra. Per il resto, grazie mille per avermi seguito, al prossimo episodio di Star Wars Jedi Fallen Order. Un bacione e un abbraccio. Ciao ragazzi!